Ciao a tutti, oggi piadina. Voglio farvi vedere come faccio io la piadina. Dunque, per questa ricetta voi potrete realizzare 14 piadine circa di media piccola dimensione. E potete farla anche con un chilo di farina bianca, semplicemente. Io invece in questo caso la proporrò con 900 g di farina bianca e 100 g di farina di grano saraceno. Quindi peso 100 g saraceno, 900 di bianca. Dopodiché 15 g di sale, sale fino, e versiamo tutto nell'impastatrice. Ora pesiamo all'incirca 100 g di olio di oliva e lo andiamo a versare nel nostro impasto. A questo punto ci rimane solo l'acqua, sono 500 ml di acqua circa. Ovviamente dovete vedere in base al vostro impasto se tirerà più o meno acqua. Inizieremo a metterla gradualmente, non tutta insieme, in modo da non rischiare di metterne troppa. Ok, direi che ci siamo, li possiamo togliere dall'impastatrice. Diamo un ultimo colpetto a mano. Infarinando leggermente il piano di lavoro. Ok, ora facciamo riposare. Minimo 30 minuti, se potete anche di più, però non scendete sotto i 30 minuti perché la pasta ha bisogno appunto di riposarsi e in modo da permetterci di passare al passo successivo. Passati almeno 30 minuti, prendiamo il nostro impasto e lo pezziamo in palline da 110 g ciascuna. Gli diamo già una forma tondeggiante e lo disponiamo su di un piano infarinato. Se le fate tutte da 110, alla fine non avanzerete pasta e dovreste aver ottenuto 14 palline dello stesso peso e stessa grandezza. Ora li andiamo a ricoprire e li facciamo riposare per altri 30 minuti minimo. Trascorsi altri 30 minuti andiamo a riscoprire, infariniamo e incominciamo a spianare le nostre piadine. Mantenete una forma tondeggiante, ovviamente, e non spianatela di più del vostro piano di cottura. Se volete aiutarmi, prendete un tagliere o un contenitore che abbia più o meno il diametro del piano di cottura, lo adagiate sopra
calcolate il diametro giusto e così spianiamo tutte quante. Avendo fatto riposare l'impasto, riuscite a spianare senza problemi perché la pasta è riposata e si lascia lavorare molto più facilmente, cosa che non sarebbe successa se aveste fatto il tutto di seguito senza aspettare. Una volta cotte potete sovrapporle e una volta raffreddate, se non le usate tutte, potete anche metterle in un sacchetto di carta e un sacchetto di plastica dopo e metterle in freezer e potete conservarle tranquillamente tutto il tempo che vi è necessario. Magari ne togliete uno o due al giorno nei giorni seguenti se volete, oppure potete conservarle in frigo se siete sicuri di consumarle nei giorni successivi. Una volta che siete a posto, possiamo passare alla cottura. Ok, padella calda, molto calda. Prendiamo la nostra piadina. Cosa migliore sarebbe un testo, ovvero una piastra come si usa in Romagna, non antiaderente, ma non avendolo potete fare anche in questo modo, il risultato sarà comunque buono. Non va cotta molto, dovete fare un po' di pratica, però massimo 2-3 minuti per lato. Quando notate dei rigonfiamenti, come in questo caso, con la forchetta, due colpettini, e li andate a sgonfiare. Dopo, un consiglio che vi posso dare: se la fate da mangiare subito, cuocetela abbastanza bene, cioè nel senso cuocetela il giusto. Se la fate da congelare, cuocetela leggermente di meno, perché comunque con il congelamento è meglio stare un po' indietro di cottura. Se non siete sicuri le prime volte, magari date un'occhiata, però è ancora un po' presto, potete andare con una paletta da sollevare, vedete, quasi ci siamo, e la giriamo. In questo caso è un po' larghina la mia, un po' più larga della padella. Ora la fate riaderire. In questo caso noi la facciamo subito perché questa me la mangio. Quindi si farcisce un po' di formaggio che si sciolga, dei funghetti sotto aceto, un po' di affettato, dopodiché la potete piegare in due ed eccola qua. Cuocetela come preferite, un po' di più, un po' di meno, quello lo dovete vedere voi. Ovviamente la pasta deve essere cotta, però se è bella fine la sfoglia, cuocerà in pochissimo tempo. Questa è la mia ricetta, non è la ricetta romagnola. Se volete rispettare la ricetta romagnola, mettete lo strutto invece dell'olio, circa un 200 grammi di strutto, e poi non è tanto diversa. In questo caso io ho aggiunto saraceno, potete farla totalmente di farina bianca, e sicuramente, cioè, facendola voi è più genuina e soprattutto andate anche a risparmiare, perché se voi confrontate quello che vi costa un chilo di farina e vabbè, quel pochino di lavoro che c'è, però non è tutta questa fatica fondamentalmente,
Invece andando a comprare le piadine al supermercato già confezionate, la qualità sicuramente non sarà la stessa e il prezzo è indubbiamente più elevato. Una volta cotte tutte quante, potete scegliere se metterle via, metterle in freezer o consumarle tutte, perché no, se siete una bella comitiva di amici. Ok, tutto qui. Grazie mille, al prossimo video vi saluto e buon appetito!